Allora, ringrazio Valentina Martinelli per la nomination. Tra l'altro non avevo dubbi che sarebbe stata lei a nominarmi per una cosa del genere. Accetto ovviamente la sfida, però siccome non ho voglia di bruciarmi il fegato in 3 secondi con una giornata così bella, decido di riproporre questa sfida in un'altra maniera. Ovvero, invece di fare quello che fanno tutti, e tra l'altro credo che in alcuni casi bevano pure acqua, mi sono messa la tuta e adesso esco. Approfitto di questa bellissima giornata, vado a correre con un obiettivo. E il mio obiettivo, la mia sfida, è quella di partire da Chieti Scalo per arrivare fino a Chieti Alta correndo, quindi saranno circa un'ora all'andata e un'ora al ritorno. Se riesco a fare questo, ovviamente documentando tutto, nominerò 3 persone e queste 3 persone dovranno fare la stessa cosa. Oddio, ovviamente non ci riusciranno perché non sono allenati come me, credo. Dovranno correre per almeno mezz'ora documentando tutto, che credo sia una cosa anche un po' più carina, più simpatica e più salutare rispetto a scolarsi lo schifo, bruciarsi il fegato. Quindi ci sentiamo dopo per gli aggiornamenti e io parto con la sfida. Questa è una misura della strada che devo percorrere. Farò pochi video se non mi scoppiano i polmoni, perché la strada è tutta in salita. Io corro e vado. Vediamo fin dove arrivo. Sto già morendo. Una bella veduta del Gran Sasso. Ci vediamo dopo. Allora, è passato circa mezz'ora. 25 minuti. 20 dall'ultimo video, quello è Chieti Alta, e sono quasi morta, la salita è lunga, non sembra pendente, ma lo è. Sono quasi arrivata al centro, la salita è ancora lunga, sto un po' morendo, ma resisterò. Fonti certe dicono che manca 1,5 km a San Giustino. Ora vediamo. Fonti certe, ovvero una nonnetta dolcissima, tra l'altro. Penso di averli sudato addosso. Io continuo. Scusami. Mi sono appena scontrato addosso a uno. Allora, sono appena tornata, come vedete sono sudatissima, non mi sono neanche sciacquata perché volevo che vedeste che ho sudato veramente come un porco e quindi non potete non credermi, ma ce l'ho fatta, sono arrivata fino a Chieti, sono arrivata fino alla villa e ho cercato di documentare il meno possibile perché avevo il telefono scarico e la memoria insufficiente. Appena arrivata alla villa, come al solito, come ovviamente sempre succede in questi casi, mi si è scaricato il telefono, quindi alla villa ho dovuto fermare una ragazza, appunto l'ultima che avete visto alla fine del video. Le mie impressioni di questa corsa, la salita è veramente massacrante, a volte la discesa può esserlo di più. Ho corso circa 1 ora e 21 minuti, pensavo che avrei corso molto di più, invece massacrante, considerando che la prima mezz'ora è stata tutta completamente in salita. Sono simpatiche ovunque e che per le nonnette sei sempre bella, anche se sudi come un porco. Inoltre a Chieti Alta per me i sensi
non esistono, cioè non ho ancora capito tuttora come funziona Chieti Alta. E ho cercato, cioè ho rischiato di essere investita almeno 3 volte. Inoltre, quanto pare a Chieti, una ragazza che corre vista come un alieno, e in quanto mi fissavano come se stessi facendo qualcosa di veramente strano. Inoltre ho scoperto che Corso Marruccino, durante il mercato, è pure interessante. Adesso voglio fare le mie nomination per la mia sfida. Nomino quella pigrona di mia sorella, che magari forse è la volta buona che va a correre, oppure che decide di optare per l'alternativa e farsi un cicchetto. Deve andare a correre rigorosamente con il ragazzo, sarò buona, con Roberto. E Robby, lo sai che ti toccherà portarla in braccio? Bene, sì, dovrei farlo. Inoltre nomino Maria Claudia Filippone, perché è il caso che cominci a correre, forse mi piacerebbe vederla correre. E da ultimo Emanuele Biondi, che per una volta vorrei vederlo correre e non bere. E, detto questo, mi piacerebbe se lasciaste dei commenti durante la corsa o la camminata. Il video di prima si è interrotto, ovviamente, perché avevo memoria insufficiente. Comunque volevo soltanto concludere dicendo che mi piacerebbe che tutti coloro che ho menzionato accettassero la sfida e scrivessero tutto, praticamente notano durante la corsa. E potete decidere se correre, e allora deve essere di almeno mezz'ora, oppure se camminare, e la camminata deve essere di... Questa è la mia sfida. Se decidete di non accettare perché siete le pappamolle, allora mi dovrete offrire da bere per una serata, tutti quanti insieme. Mi sfondo. E detto questo, vi ringrazio e spero che questa sfida vi piaccia molto di più. A me, sinceramente, è piaciuta.